In questi giorni stanno uscendo i dati dell'occupazione che ci dicono due cose: che in questo paese c'è un gender pay gap e lo sapevamo, ecco perché il PD ha voluto e ha approvato alla fine dello scorso anno una legge sulla parità salariale che ora deve essere applicata, altrimenti i dati saranno ancora più drammatici e quindi qualunque sia il governo, su questo bisognerà monitorare e dobbiamo mobilitarci tutte e tutti, ma c'è un altro gap che sta emergendo dai dati, e cioè il generational gap, cioè i giovani che vengono pagati molto meno di quello che dovrebbero essere pagati. Questo perché? Perché in questi anni lo strumento dello stage e del tirocinio è stato usato per fare dumping contrattuale, cioè significa passo da uno stage all'altro, passo da un tirocinio all'altro. E non ti riconosco quindi che cosa? Che stai lavorando e il lavoro come tale deve essere riconosciuto non solo per i diritti, ma soprattutto per il salario. Quindi il lavoro deve essere pagato.